Oh, ciao, sono Simo. Se sei nuovo sul canale potresti non conoscermi e proprio per questo nel mio penultimo video ho raccontato in breve la mia storia imprenditoriale e perché sono qui su YouTube. Ora, se anche tu come me vorresti raccontare le avventure della tua vita e farci dei video o dei contenuti epici, se mi fermate un attimo la musica, perché mi sa che abbiamo appena trovato la soluzione. Ogni storia infatti ha bisogno di una struttura per essere coinvolgente e queste carte ti aiutano proprio in questo. Servono a orientarti nell'universo che vuoi creare. In passato ho vissuto storie bellissime che ero sicuro che sarebbero stati dei video di sicuro successo, ma così non è stato. Quindi dove stavo sbagliando? Oggi quindi analizziamo proprio quel mio ultimo video che ho scritto e realizzato usando le carte. Così vediamo come si usano e se possono essere utili anche a te. Allora, per usarle al meglio potete usare un tavolo o, se volete fare i fighi e avete un biadesivo, potete anche appenderle alla parete. Ma l'importante è che oltre alle carte prendete anche un post-it e una penna, in modo che di fianco a ogni carta ci andiamo ad appuntare le cose che ci servono. Se abbiamo tutto, iniziamo. Forma. Allora, prima di iniziare le riprese ho fatto una cosa che non facevo sicuramente molto spesso, e cioè dare un po' di ordine alle mille idee che avevo in testa. Due dei problemi che vedo anche nei video che ci sono in giro sono: 1. Non sempre chi lo guarda sa a memoria chi siete, di cosa vi occupate, eccetera. E 2. A volte si mischiano veramente troppe cose. Cioè, molti dei miei video magari partivano come vlog perché avevo delle riprese fighissime. Poi mettevo spezzoni presi da internet e poi qualche animazione perché non avevo nessuna clip che si adattasse a quello che stavo dicendo. Insomma, alla fine veniva fuori un video veramente difficile da capire e che creava più che altro confusione in chi lo guardava. Qui invece che ho dovuto rispondere a questa carta, ho scelto la tecnica dell'intervista e di utilizzare due camere. Punto. Vedi che la qualità c'è anche su YouTube, non è vero, non c'è. Idee e temi. Anche qui, troppe volte in passato, volevo mostrare e raccontare delle cose solo perché magari erano piaciute a me o mi ero divertito. Invece ogni contenuto dovrebbe avere un concetto principale. Qualcosa che rimanga in testa alle persone quando il vostro video finisce. Quindi di fianco a questa carta dovete riuscire a scrivere in una sola frase tutto il concetto che sta dietro al vostro video. E io qui ho scritto come superare la paura di lasciarsi andare in una cosa nuova. Narratore e anche eroe. Io per raccontare la storia di questo eroe pieno di difetti ho scelto di essere io stesso il narratore e quindi raccontare tutte le cose che succedono in prima persona. Ah, ultima chicca finale, ho scelto, prendendole direttamente poi dal copione, degli oggetti magici, cioè qualcosa che nomino nel racconto e che inquadrato avrebbe aiutato a immergersi maggiormente nel racconto. Ok, adesso la fase di brainstorming è finita, è il momento di iniziare il racconto vero e proprio. Innanzitutto ho deciso di dividere tutto in veri e propri atti, cioè dei capitoli che avrebbero raccontato un pezzo particolare della storia. E se questa divisione in atti vi sembra familiare è perché nel mio format, dove vado un pochino a destrutturare e a cercare di capire come funzionano i video che funzionano, i vari Emalloru o Roberto Ricotta usano tutti quanti questa divisione in atti. Ora, se non hai visto quei video, mannaggia a te, recuperali e poi iscriviti anche al mio canale perché porterò altri episodi a brevissimo, proprio manca poco. Bene bene, quindi abbiamo fatto brainstorming e deciso il mood generale. Abbiamo diviso a grandi linee la storia in 4 atti e, piccola chicca, ho anche già pensato a dei tipi di musica da usare come sottofondo per dare una sorta di contesto emotivo quando sono andato a registrare. Manca il copione vero e proprio che andremo a scrivere con queste carte arancio, che riprendono esattamente tutte le fasi del viaggio dell'eroe. Ora, se non conosci il viaggio dell'eroe, sappi che se hai guardato Il Signore degli Anelli, Star Wars, ma in realtà un sacco di altri film, ma anche videogiochi, in realtà hai guardato sempre la stessa storia, dove però ti hanno cambiato solamente personaggi e location. Tra l'altro stessa storia, però ogni volta pagavo il biglietto, eh? Comunque, quelle fasi sono quelle più comuni per farci appassionare veramente a un racconto e sono quindi anche quelle che ho usato io per raccontare il mio
ti racconto. Si inizia sempre raccontando il mondo ordinario, e cioè dove vive e cosa fa il nostro eroe prima che qualche maledetto evento sconvolga completamente la sua vita. Appena mi sono laureato in scienze motorie ho iniziato a lavorare subito nel settore sportivo. Poi arriva la chiamata all'azione, cioè l'evento che modifica la calma piatta e anche l'ansia che ne segue. La cosa positiva di quel viaggio è stata che ho iniziato a fare video e diciamo che lì è scattato qualcosa. Se c'è un nuovo equilibrio ci sarà anche una prova da superare. E infatti nel mio caso era questa voglia di raccontarmi in video, ma la paura di mostrarmi agli altri. Ma cioè, io volevo veramente raccontare le mie avventure, però in realtà avevo un sacco paura del giudizio degli altri. E come sarà andata? Beh, alla fine, nell'ultimo atto, mostro l'esito e la conclusione della mia vicenda. E per stavolta c'è anche un lieto fine. Ma oggi sento di aver trovato la mia strada nei video, che siete voi. Quindi questo è Fabula, un mazzo di carte che ti aiuta a raccontare la tua storia. E io non posso che consigliarlo non solo a tutti gli youtuber, ma a chiunque crei un contenuto e lo voglia rendere interessante. Infatti si può raccontare la propria storia in maniera più efficace anche nelle didascalie di Instagram, nel proprio podcast, nel proprio sito web. Se finora i video o i contenuti che stai facendo non ti soddisfano o, come succede a me, non hanno proprio un risultato finale uguale a quello che avevi in mente o, ancora peggio, non scatenano magari le reazioni o i commenti che avresti voluto leggere, queste semplici carte ti possono magari aiutare a dare un pochino di ordine a tutto quel caos che ognuno di noi ha in testa. Poi per me, che sono cresciuto a carte Pokémon e Magic, anche solo un setup del genere mi scatena dei ricordi che... cioè, è proprio divertente, no? Attenzione, plot twist, svolta inaspettata. In descrizione trovate un codice sconto per comprarle valido solo per voi. E in realtà è valido anche per tutti gli altri mazzi di questa casa produttrice, come ad esempio Cicero, che aiuta a scrivere, pianificare e interpretare i tuoi discorsi. Insomma, se vuoi magari presentare l'idea della tua startup, o se hai già un'azienda e devi fare qualche discorso ai dipendenti o a qualche investitore, questo mazzo a livello imprenditoriale penso che mi sarà molto utile. Oh, lo sconto è valido anche per Intuiti, che però è una follia provare anche solo a raccontarvelo in breve, quindi se vi interessa magari scrivetemelo nei commenti e faccio dei video dedicati anche a questi altri mazzi. Video dedicati che ovviamente andrei a scrivere raccontandovi una storia con Fabula. Ah, ultimissima cosa, se comprate le carte e le usate per raccontare la vostra storia, vorrei che a me mi metteste in questo pezzo qua, l'intervento del mentore.